Competenza, professionalità, ascolto, abnegazione, sacrificio e cuore. Un cuore grande, pulsante, capace di lottare fino allo stremo per salvare vite. È lo stesso grande cuore che riesce, nonostante i momenti concitati e di emergenza, a trovare parole di conforto per il paziente che non respira, che ha paura di non tornare più a riabbracciare i propri cari. Quell'uomo e quella donna che osservano con occhi sgranati e rigati dalle lacrime, medici, infermieri, che affidano il loro presente e il loro futuro nelle loro mani. Sguardi di umanità che si incontrano e che racchiudono la bellezza di una vita piena di valori. Sono le storie meravigliose che giungono dall'azienda ospedaliera San Pio, diretta dal manager Mario Nicola Ferrante, dove un paziente, dopo essere giunto in gravi condizioni, è tornato a sorridere e anche a cantare attorno ad un pianoforte sulle note di Abbracciame. Al piano uno degli eroi con il camice bianco. Ecco, questa è l'umanità che commuove e che fa guardare con positività al futuro. O si rimane, non esiste niente più. Abbracciami questa notte, non me voglio ricordare, e tutte volte che da Gesù camminava, ma non si ricca. Noi abbiamo il reparto di cardiologia, un pianoforte che naturalmente è utilizzato da chi lo sa suonare, e abbiamo lì che ci sono dei medici che lo sanno suonare, ma spesso vi dico anche qualche paziente si mette a suonare. In questo caso specifico è il dottore Moscato, che, diciamo, è stato attore di questa cosa, e che naturalmente è stata una bellissima, voglio dire, cosa che, sapete, quando la medicina va tutta a buon fine è sempre bello. Ma io vi devo dire un altro aneddoto. Quando io stavo a Caserta, avevo fatto molto per aprire un reparto di oncologia molto all'avanguardia, in cui c'era wifi, la fontana zen di attesa, piante, era bellissima. E i malati erano talmente contenti che a Natale hanno fatto un video in cui si sono messi a ballare. Cioè, la cosa bella, malati oncologici che ballano a Natale è il massimo. Cioè, uno che è triste perché ha un tumore e passa la tristezza e si mette a ballare, per me è una cosa unica. Questo è, diciamo, io mi diverto col mio lavoro, purtroppo. Direttore, in questo periodo di emergenza, di paura, di preoccupazione, qual è l'immagine che più porta con sé? Un'immagine di emergenza, un'immagine di sentimenti, se ce la può raccontare. Io sono rimasto molto impressionato quando facevo queste telefonate e parlavo con i malati in diretta per telefono. Loro mi dicevano: direttore, io ho paura. Io non riesco a respirare. Cioè, è una cosa angosciante, perché dall'altra parte tu sentivi proprio che, al telefono, che le persone avevano proprio una dispnea, non riuscivano proprio a articolare la parola. E per me è stata una situazione drammatica, perché non è una cosa per sentito dire. Io l'ho sentito in prima persona, sono stato male. Vi dico che vedere le persone che arrivano in ospedale e in poche ore passano dal ricovero normale intubati è un'esperienza drammatica. Ecco perché io posso solo dire alle persone che è meglio che in questo momento si stiano ancora attenti e fare un approccio di prevenzione, che ancora tutto non è passato, e che conviene pure lavarsi le mani, fare la distanza sociale, portare la mascherina. È importante questa cosa, sembra una cosa banale, meglio essere attenti.